balneari. Non sto ovviamente, non riparto dalla discussione sulla normativa europea e la sentenza del Consiglio di Stato poi che ribadivano la necessità di un intervento normativo. La do per superata nel senso che non voglio tornare indietro di anni, quasi un decennio, ma ripartirei, oltretutto è notizia se non sbaglio che il Consiglio di Stato ha pure bocciato un ricorso fatto dal Comune di Imperia e dalla Regione Liguria che, diciamo, ribadendo che le concessioni sono efficaci solo fino al 2023, preferirei ripartire dal Consiglio dei Ministri, da quel Consiglio dei Ministri che aveva dato il via un emendamento al decreto legge concorrenza. Parto da lì perché in totale serenità dico che quel emendamento, a mio modesto parere, doveva essere un punto di partenza per una norma che sicuramente non era soddisfacente e che poteva essere corretta a seguito di tutto l'iter parlamentare, ma soprattutto rivedere quella norma al fine di trovare un giusto equilibrio tra la tutela alla concorrenza che prevedeva ovviamente la direttiva Bolkestein, ma soprattutto la legittima tutela dei diritti degli operatori balneari che, voglio ripeterlo invece questo, sono fatti costituiti maggiormente da dei imprenditori, da delle famiglie, da delle microimprese familiari che hanno investito una vita all'interno delle loro imprese. Un comparto che necessita di certezze, lo diciamo da tempo, lo diciamo da anni, ma quelle certezze dalla politica, dobbiamo essere onesti e sinceri, non le hanno mai avute. Non le hanno mai avute, sono sempre state in un limbo dove, mi permetto di dirlo anche con una vena un po' polemica, i maggiori sostenitori di quelle imprese probabilmente sono quelle in realtà che poi erano i nemici numero uno, perché quando si è perso del gran tempo a sostenere che quella direttiva non aveva alcun valore, che bisognava osteggiarla in tutti i modi invece di costruire un percorso ordinato che traguardasse poi degli obiettivi precisi, secondo me è stato un errore. Però guardiamo oltre, dico questo perché a fronte dell'emendamento alla legge concorrenza direi che i ragionamenti ad oggi non possono prescindere da tre fattori. Il riconoscimento del valore aziendale dell'impresa, perché chi ha investito una vita all'interno di quell'impresa è giusto che venga riconosciuto, gli investimenti realizzati su quell'impresa, ci sono persone che hanno fatto investimenti importanti sulle strutture ad oggi non ancora ammortizzati e la professionalità di chi ha investito una vita proprio per essere un professionista del turismo e quindi dar vita delle imprese balneari all'avanguardia, fiore all'occhiello per la nostra economia. Io dico che non siamo ancora fuori tempo massimo perché siamo a fagiolo oggi e anche se è un po' tardivo, ma direi che ognuno di noi quota parte abbia fatto quanto di dovere e sollecitato i parlamentari e gli organismi deputati a prendere delle decisioni condivise che non portassero al voto di fiducia del governo, almeno questo mi auguro. Credo sia arrivato il momento di parlare seriamente. Non concepisco ancora delle forze politiche che ad oggi dicono, si dichiarano contro le aste. Non si parla di aste, cioè se parliamo ancora di aste vuol dire che non abbiamo capito niente e che continuiamo a ripetere gli stessi errori. Parliamo di gare. Di gare che devono essere necessariamente portate a termine con dei criteri ben precisi a tutela sia della concorrenza e dei consumatori, ma anche di chi ha investito nelle imprese, ma soprattutto che riconoscano veramente il valore d'impresa, che poi è quello che realmente rischia di mettere in ginocchio delle famiglie, delle imprese familiari, che da un giorno all'altro potrebbero veder sparire in un attimo tutto quello che hanno fatto in una vita. Quindi quello che chiedo oggi, seppur mi spiace, sono passati 3-4 mesi dalla presentazione di questo ordine del giorno alla giunta regionale e di trasmettere il presente atto a tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione Ligure al fine del riconoscimento dell'indennità dell'azienda. Grazie. Grazie, consigliere Buscello. Grazie presidente, grazie consigliere. Parto dal fondo. Ovvero che il parere a questo documento è favorevole. Favorevole perché è giusto che il Consiglio regionale si attivi come lei oggi richiede con questo documento, quindi nell'inoltrare
mi permetta solo di sottolineare l'ennesima richiesta ai nostri parlamentari liguri, a tutto il mondo politico parlamentare, quello che è un grido d'allarme che lanciamo come Liguria, che lanciamo oramai da anni, lo sa benissimo il collega Vaccarezza e tanti colleghi in quest'Aula che da anni seguono questa situazione che, se vogliamo, ha qualcosa dell'allucinante, perché il tutto è cominciato, ma non voglio ricostruire, ripercorrere questi anni, pure dal 2006 che siamo in questa situazione. Mi ricordo, ero un giovane assessore al turismo del mio comune e si parlò di questa benedetta direttiva Bolkestein. C'è una grave responsabilità politica a livello nazionale che, guardate colleghi, io credo di avere moltissimi difetti, ma cerco sempre di essere onestamente, intellettualmente onesto. Qui tocca tutti, dal centro-destra al centro-sinistra. Io parlo per le responsabilità che ha la mia parte politica quando quel 14 maggio 2010 un governo di centrodestra ha recepito la direttiva Bolkestein, e le responsabilità li do anche a governi di centrosinistra che in alcune occasioni non hanno fatto ciò che magari potesse essere richiesto. Ma indubbiamente il recepimento della direttiva Bolkestein fu un atto molto molto sbagliato, passatemi questo termine. In queste ore, mentre noi stiamo qua a parlare, so che c'è in corso una riunione di maggioranza, io mi sto scambiando messaggi con molti colleghi delle altre regioni d'Italia, di centro-sinistra, di centrodestra, e lo voglio ancora sottolineare, la commissione Demanio Marittimo, che ho l'onore di presiedere oramai da 6 anni, è una commissione che si muove in maniera sinergica al di là degli schieramenti politici, e più volte abbiamo richiesto risposte al governo, risposte che purtroppo non ci sono state date. E come diceva il consigliere Arboscello, quell'atto di quel Consiglio dei Ministri che c'era stato presentato 45 minuti prima dell'approvazione nel Consiglio dei Ministri, senza neanche un testo, ci è stato raccontato, noi poi nel testo molte parti non le abbiamo trovate, concludo Presidente, ma noi avevamo richiesto, l'abbiamo fatto anche durante un'audizione nella stessa commissione al Senato che oggi pomeriggio si riunirà, abbiamo chiesto che cosa? Coinvolgeteci, ascoltateci, fatelo con noi e fatelo con i comuni, con l'ANCI, perché siamo direttamente coinvolti. Purtroppo questo non è accaduto e lo dico con molta serenità e con molto dispiacere, perché io credo, al di là dei colori politici, nella sacralità delle istituzioni, nell'importanza delle istituzioni, e mi rendo anche conto della difficoltà che sta affrontando adesso il governo, perché in democrazia bisogna avere il coraggio di decidere. Se non si decide, muore la democrazia. Quando si decide c'è chi è contento e c'è anche chi non è contento, ma troppe volte per demagogia, per qualunquismo, per superficialità di esponenti politici di destra e di sinistra, ce n'è per tutti, che giocavano a rinviare la palla in tribuna, oggi ci troviamo con 35.000 imprese che in queste ore non sanno che cosa accadrà al loro futuro. Questa è una pagina molto triste della politica italiana. Spero che ci sia un moto di orgoglio a livello parlamentare, a livello governativo, e che si faccia un atto che sia, come dire, importante per tutelare il lavoro e per tutelare anche una sopravvivenza di una tradizione storica che non può essere assolutamente buttata così nel fango. Quindi la ringrazio per il documento, che avrà ovviamente da parte nostra un parere favorevole.